Ciao, oggi sono qui da Marco e ti racconto la sua storia. La sua storia è un po' particolare. Lui aveva un impianto termodinamico e ti racconterò alcune cose, ma soprattutto la cosa che voglio raccontarti oggi è il fatto che lui non si può staccare dal gas perché il fornitore del gas glielo impedisce. E oggi scopriremo perché. Se non l'hai ancora fatto, intanto iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Eccoci in centrale da Marco. Prima di raccontarti la tua storia, volevo farti vedere un po' la centrale termica. Come vedi, i partner con cui collaboro lavorano tutti in una certa maniera, molto attenti anche all'estetica e alla funzionalità dell'impianto. Valvole di sfiato nelle opportune posizioni. Poi hanno la genialità di creare soluzioni su misura. Questa era una sala che non esisteva, è stato messo del cartongesso per creare una centrale termica, ma poi ti mostro qui, non c'era lo spazio per due accumuli. E quindi il partner cosa ha creato? Ha creato una struttura che tiene sospeso il secondo accumulo da 500 litri, qui sopra, e tiene sovrapposto invece a quest'altro accumulo chiamato puffer. Poi qui ha creato una struttura per tenere le pompe di rilancio verso l'impianto. È qualcosa che, diciamo, l'idraulico da bar mai e poi mai riuscirà a pensare e a realizzare. Invece persone che si mettono lì a pensare, a studiare una soluzione su misura per il cliente, riescono a realizzare tutto ciò. Ma torniamo a noi. La storia di Marco è un po' particolare. Lui arriva da una storia dove aveva installato un impianto termodinamico solare, quello che funziona gratis di notte, che funziona gratis con la neve, quello che funziona gratis sempre praticamente. In realtà lui ha avuto dei problemi, non riusciva a riscaldare casa, ma non per chi gliel'ha installato, non per chi gliel'ha proposto, ma proprio per il prodotto stesso. Ha dovuto infatti smantellare tutto, portare via tutto in discarica per poter installare poi una pompa di calore geotermica, visto che aveva a disposizione l'acqua del pozzo. Quindi chi ha a disposizione l'acqua del pozzo, meglio non c'è che una soluzione geotermica. Abbiamo poi lo scambiatore a piastre, ovviamente, per poter lavorare con acqua pulita e non prelevare direttamente l'acqua del pozzo e metterla in macchina. Ma la storia di Marco non finisce qui. Quello che mi fa proprio girare le scatole, proprio girare i maroni, è la storia invece del contatore del gas. Lui ha detto, bene, adesso riesco a riscaldarmi in casa senza gas, chiamo il mio fornitore del gas e modifico il contratto da fornitore del gas completo a fornitura del gas solo per alimenti. Perché? Perché una fornitura dedicata all'alimentare ha dei costi più bassi, ha delle tariffe più basse, ha tasse più basse e quindi più agevolata. Ma nel momento in cui si è presentato dal fornitore del gas, la risposta che gli è stata data è questa. Caro Marco, noi non possiamo farti la bollitura. Sai perché? Perché per noi sei un grosso cliente, consumi tanto gas e quindi per noi è impossibile spostarti e toglierti la fornitura del gas da riscaldamento. Perché vuoi farlo? E Marco dice, perché? Perché ho messo una pompa di calore che funziona con l'energia elettrica che mi viene prodotta dal mio impianto fotovoltaico. Questo è il motivo per cui non voglio più e non riscaldo più casa con il gas. No, caro Marco, devi portarmi delle carte, devi portarmi dei progetti per capire perché effettivamente adesso non consumerai più gas, altrimenti noi non ti facciamo il passaggio. Questa cosa, a mio avviso, nel 2020 in Italia non può esistere. Cioè, un cittadino libero non può essere tranquillo di chiedere di spostare la fornitura da gas per riscaldamento e alimentari a solo alimentari. Perché? Perché il fornitore ti obbliga a stare con lui. Bene, se anche tu hai a disposizione l'acqua di falda comoda e quindi vuoi utilizzarla per riscaldare casa e quindi staccarti dal gas e utilizzare solo l'energia elettrica per riscaldare casa, vai nel link che trovi in descrizione. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.